Allora, avete sentito eminenti colleghi che hanno parlato di varie problematiche. E soprattutto oggi pomeriggio, diciamo, quella che è la sfera che mi riguarda più direttamente, l'interconnessione che posso avere avuto con l'amico Enzo e con l'amico Damiano, con cui tra l'altro stiamo collaborando nei corsi di medicina anti-aging. Ecco, comincerei subito invece da un altro aspetto, dal danno ipossico, è stato più volte anche rammentato. Guardate che è una problematica che, come vedete, può avere varie sfaccettature a livello fisiopatologico. Vedete, queste sono le conseguenze che possono esserci a livello intracellulare del danno ipossico, e vedete che sono, coinvolgono canali ionici, coinvolgono la fosforilazione ossidativa che ricordava anche ora Damiano Galimberti, con conseguenze riguardano anche a livello ribosomiale, quindi il distacco e la sintesi delle proteine, un danno osmotico venuto anche dai flussi di membrana ovviamente, per non parlare poi dell'acidosi tissutale. E allora a questo punto, quando si parla di danno ipossico, mi viene da pensare una cosa: negli ultimi anni è stata data molta rilevanza a questo problema, molta rilevanza, però vedremo anche che bisogna vedere che cosa poi ci porterà. Intanto un bellissimo, quando si sa che quando uno pubblica sul New England Journal of Medicine tutti si inchinano, cioè perché sono quelli Lancet, JAMA, British Medical Journal, sono riferimenti, anche se poi l'esperienza ci ha dimostrato che non tutte erano rose e fiori. Anni dopo si è scoperto anche che forse le cose andavano riviste in modo diverso, e qualcuno ha anche falsificato i dati, si è scoperto anche questo, ma oggi stanno molto attenti. Una cosa è certa: quando una persona si fa fare una rassegna sul Medical Journal England, significa che ha un peso, è una persona che ha un peso specifico, medico-scientifico, rilevante. E questo professor Semenza ha fatto una bellissima review, perché lui ha studiato, ha detto: signori, nell'ipossia si sviluppa un meccanismo epigenetico che porta alla trascrizione di un importante fattore, e cioè questo HIF1. Cioè il fattore di trascrizione ipossico 1. Andiamo a vedere il dettaglio. Pensate, questa proteina viene trascrizionalmente espressa e tradotta proprio in funzione di quella che è la concentrazione, la tensione dell'ossigeno a livello cellulare, nel sangue cellulare. Guardate, quando vedete questa tensione dell'ossigeno è particolarmente bassa, è la massima espressione di questo fattore. Quando basta semplicemente andare oltre il 5%, per tornare a normalizzarlo. E uno dice: e qual è la conseguenza? Che cosa succede quando questo HIF1 viene attivato? E allora qui si entra in un meccanismo veramente raffinato. E guardate, può sembrare complesso, ma vi assicuro che segue due vie distinte parallele in funzione della concentrazione di ossigeno. Primo caso, noi abbiamo, attenzione, questo fattore ipossico ha due subunità, un eterodimero. Però una è, diciamo, costituzionale ed è presente nel nucleo, l'altra viene invece indotta, quella che abbiamo visto prima, quindi questa qui viene indotta e si chiama subunità 1-alfa. Quindi pensate, abbiamo la subunità 1-alfa e 1-beta, giusto? Attenzione, si abbassa molto la concentrazione, la PO2 a livello cellulare. A questo punto la subunità 1-alfa, mediante Allora, siamo in condizione di normossia, chiamiamola così. Partiamo da un altro discorso, siamo in normossia. Dice: cosa accade? Perché questo fattore non si esprime? Guardate perché. Perché abbiamo una situazione in cui, vedete, un enzima che è la prolinitrossilasi, attenzione, dovrebbe dire prolina, ma mi ricorda qualcosa, collageno, vitamina C anche, ci torniamo. Infatti non a caso la scorbatola favorisce, fa sì che questo venga idrossilata. Cioè questa subunità 1-alfa, vi ripeto che è in questo caso, nel momento in cui c'è una normossia ma si va verso un'ipossia e potrebbe essere, diciamo, attivata, lui dice: un momento, calmala, ci sono io, sono idrossilasi, triidrossilo, e questo idrossilandoti, che cosa succede? Ti faccio praticamente bloccare da un fattore che si chiama von Hippel-Landau, che non è altro che un qualcosa a livello cellulare che lo blocca e ti dice: ti sei idrossilato, io ti aggancio come se fosse praticamente un lucchetto, e a questo punto però, nel momento in cui ti ho recognizzato,
ti butto verso la poliubiquitilazione mediante un enzima che si chiama poliubiquitasi e tre poliubiquitasi. Cosa fa questo enzima? Lo blocca, lo chiappa e lo introduce, lo porta verso il proteasoma, quindi verso la distruzione, quindi la condizione di normossia o di debole ipossia fa attivare questi meccanismi protettivi. Tu non ti dici, ma perché? Uno pensa, ma che cosa succede invece? Perché se si attiva che succede? È appunto, se invece c'è una condizione di ipossia più o meno forte, ora vedremo anche quando, purtroppo si aumenta la concentrazione intracellulare del fattore HI1α al punto tale che questo aumentando trasmigra nel nucleo e chi trova lì trova il suo gemello. Eccolo là, quello famoso costituzionale presente, cioè, scusatemi, la subunità 1 beta. Si uniscono, si ricongiungono, insieme fanno HIF1. E cosa fa questo? Purtroppo nel momento in cui viene ricongiunto va a trascrivere. C'ha proprio la capacità di andare a fare delle trascrizioni specifiche nelle sequenze del DNA. Ci sono proprio degli elementi del DNA, pensate, che proprio sono deputati a chiappare questa informazione. Vedete che questo VHL, vi ho parlato di anzi, il famoso lucchetto che blocca, non è altro quindi che un gene soppressore presente nel cromosoma 3. E a questo punto dice, questo fattore, diciamo, questa idrossilasi è ossigeno dipendente, certo, per forza, si attiva infatti in condizioni di graduale normossia, buona normossia, o debole ipossia, in maniera difensiva, quindi in questa maniera, per evitare che ci sia questo. Però vedete che dipende da vari fattori, cioè l'ossigeno per forza, il chetoglutarato, ve lo ricordo, ciclo di Krebs, il ferro bivalente, l'ascorbato, il famoso lattone che vi ricordava, la molecola che a dirla in un certo modo fa anche paura, se chiamicamente espressa, parla diciamo in termine, qui la semplice vitamina C, l'ascorbato di fatto che in questo caso favorisce il processo. Quindi quando traslorano, attenzione, nel nucleo ci sono dei coattivatori, eccoli là, vedete, che si chiamano CBP-P300, che fanno in modo proprio che le sequenze di DNA che sono deputate a chiappare questo complesso fatto dell'HIF1 possa poi attivare la trascrizione di tutte quelle che sono le molecole, in certi processi fisiopatologici, quali l'angiogenesi, il cambio del metabolismo del glucosio, la proliferazione cellulare. Uno dice è solo negativo? Ora vedremo, non è detto. Quindi vedete questo qui, e qui ho anche, tra l'altro queste slide sono a disposizione se le volete richiedere, cioè io le lascio lì sul computer, sono in PPS, quindi anche perché mi sembra anche giusto, come ho sempre detto a convegni, che quando vieni qui tutte belle relazioni, tutto molto bello, torna a casa e non si ricorda meno del 10% la sera stessa. Poi come l'ipossia, dopo 3 giorni l'1%. Quindi invece ci vuole allora il fattore esatto, cioè, quindi ci vuole l'ascorbato anche lì e l'ossigeno. Ragione per cui io dico li lascio, uno se le riguarda, le approfondisce, perché sono anche, cioè, se no, capito? E vedete che per esempio proprio nel DNA c'è, cioè, il famoso, questi elementi, vi dicevo, HR, queste sequenze deputate proprio a dire, vedi, c'è anche un coattivatore, dice tieni, tu ti sei bloccato, adesso io ti trasmigro al DNA e ti faccio trascrivere. E cosa succede? Pensate, tutto questo gioco, avete visto, io ho citato solamente alcune azioni principali, il cambio del metabolismo glucidico, tanto noto alle cellule, per esempio, tumorali, guarda caso, sapete cosa fa questo fattore una volta attivato? Non fa entrare, pensate, il piruvato nel mitocondrio. Uno dice, ma come? Ma l'acido pirubico, se non entra in mitocondrio, non vai a attivare tutto il ciclo di Krebs e tutto, è proprio lui. Ma allora si attiva l'altro, esatto. Dice, come fa a cadere questo? Perché, guardate, va a bloccare questo, pensate. L'HF1 va a bloccare proprio l'enzima, che tra l'altro è un complesso trienzimatico, che porta il piruvato nel mitocondrio ad uscire con enzima A. Mi blocchi quello e mi hai bloccato già la via dal punto di vista degradativa principale del metabolismo ossidativo. Perché quando cosa fa? Lui attiva una chinasi, e quando si fa la chinasi fosforilare, la quale va, piruvato deidrogenasi chinasi, va a fosforilare la piruvato deidrogenasi e non lo fa trasformare in acido acetico attivato, cioè acetico enzima A.
Quindi questo è il primo atto. E quindi lo famoso shift, vedete? Shift verso quello, il famoso lavoro di Science, verso la famosa acido, scusate, il metabolismo lattico, tanto caro che quello, diciamo, alle cellule cancerose, che riescono con una glicolisi tutta loro a creare acido lattico per poter sopravvivere bloccando la fosforilazione ossidativa e il Krebs, quindi a danno del mitocondrio. Ma non solo, guardate cosa fa, oltre ad agire su questa via, va anche su, appunto, ancora non solo non ti fa entrare l'acetico enzima A, il piruvato dentro il mitocondrio, ma addirittura mi blocca un suo gemello, un suo fratello, è stato scoperto negli ultimi anni questo, HIF2-alfa, con caratteristiche simili, mi va sempre a trascrivere il modo di bloccare, vedete, la diciamo, della degradazione degli altri degli altri a favore invece della biosintesi. Pensate, chi lo dice, uno comincia a pensare, ma guarda caso, blocca quello, mi attiva la biosintesi, comincia già a pensare, forse vuole fare anche la proliferazione, come c'è nel mangiato, c'è anche quello. E infatti, vedete, ecco che i danni che fa il metabolismo quando è attivato la carriera, il trasportatore del glucosio, la glicolisi, la più bassa, il trasportatore degli acidi, la nitrasi carbonica. E allora uno dice, iperacidità cellulare, una serie di conseguenze che ci vorrebbe dire un corso inferiore, potrebbe farci un altro dell'antiesi che da Damiano, e spiegare in dettaglio. Purtroppo non abbiamo tempo. Do dei flash, ecco perché invito a approfondire il dettaglio. Vi faccio vedere una molto interessante. Attenzione, che è importante, ok? Una serie di attivazioni, angiogenesi, tutto. Negli ultimi anni viene fuori una scoperta molecolare. I dossier di informazione, dove faccio la stessa mediata. Eccoci un altro bellissimo articolo del testino su Invita. E chi è uno degli attori principali del processo infiammatorio, nonché cancerogeno? Il famoso Bernard Lavoie, lui ha fatto il capo. Una molecolaccia. Ci ha fatto vedere anche Bonucci, queste volevo, lo stesso Damiano ci ha fatto vedere, ma è uno di quelli che bombarda la concubina, le pidalla di chi dà l'altro, vanno molto spesso su questo punto a fare il KB. Vedete quante situazioni è coinvolta dal punto di vista fisiopatologico? Sono solamente alcune stesse. Lo stesso, brava, grazie. Lo stesso su cui fa anche molti. Molte anche azioni che noi vediamo, per esempio, nella stessa curcumina, sono quasi simili. Uno dice per forza, perché è uno dei suoi target principali. E allora guardate, questa è una slide che veramente mi ha impressionato. Il lavoro di accoppiamento fra ipossia e infiammazione. Noi abbiamo visto questo meccanismo, adesso è semplificato, quello che vi ho parlato prima, giusto? Lo vedete la degradazione del proteosoma. E vedete anche quando invece riesce a passare. Ma quando riesce a passare, avete visto che ho fatto una sintesi e vi ho detto metabolismo glucidico, angiogenesi, avete visto tutti questi meccanismi. Ma guardate che c'è, quando l'HIF passa e va a livello trascrizionale a rompere le scatole a certi cromosomi del DNA per trascrivere nuove molecole, guardate chi trascrive? Il nuclear factor, KB. Cioè, e poi lui sarà, conseguenzialmente, quello che è l'iniziatore di una serie di situazioni tutt'altro che belle. Ma la cosa bella clamorosa, cosa hanno scoperto? Che dall'altra parte accade lo stesso. Il nuclear factor KB è bloccato in situazioni normali, meno male, c'è anche un aggancio, un po' come ce l'aveva l'HIF. Vedete, può essere presente, ma c'è un lucchetto anche lì, un inibitore che lo blocca, fortunatamente. E anche lui è fatto da due subunità, vedete, P50 e P53, no? È un inibitore lui, però dice, un momento, che succede? Nel momento in cui tu vai, attenzione, ad attivare, a inibire l'inibitore, e chi lo fa questo, purtroppo lo fa proprio, attenzione, l'HIF. Lui dice, tu aiuti me a problemi? Ah, io aiuto te. Inibisco ciò che ti blocca, ti sganci, ti riunisci le tue subunità P50 e P65 che sono trasmigrano nel nucleo e vanno a fare in modo che l'NA possa agire a livello trascrizionale. E guardate il colpo di scena, quando lui va a agire a livello trascrizionale, produce, guarda caso, anche lui l'HIF. Cioè, guardate come si danno una mano. Lui produce lui e lui produce l'altro. Che combinazione, eh? E tutte e due si aiutano nel potersi sganciare dai rispettivi inibitori. Quindi adesso due facce la stessa medaglia, che si era vista peraltro questa azione anche nel macrofago, lo stesso macrofago dell'amico Enzo, non lo vedo più in sala,
sarà fuori, un mio maestro del Marofago, Enzo, il mio grande maestro del Marofago, c'è un'amicizia veramente, mi ha insegnato tante cose, ha detto che la famosa cellulina è proprio lui. E quindi vedete che già questa cosa se l'ha vista in una delle cellule principe dell'infiammazione. E a questo punto, in sintesi, guardate quante conseguenze possono essere indotte dalla famosa ipossia legata all'infiammazione. Danni renali, danni del fegato, danni intestinali, danni cardiaci. C'è una slide che non voglio mettere perché una volta Damiano me l'ha contestata, giustamente ha detto, dice, proprio questa mi vai a mettere. Cioè, era una slide che guardava cuore e polmone e quindi ho detto, questa volta Damiano l'ho evitata. Invece che una volta dice, era bella, però l'ho evitata, ma insomma era una diciamo delle condizioni abbastanza... E allora vedete che l'ipossia è spesso diffusa nei tumori. Ed è importante questo, perché guarda caso proprio favorita uno dei fattori di crescita che viene indotto dall'HIF è proprio il fattore di crescita dell'endotelio vascolare, tanto caro nell'angiogenesi, sia in positivo che in negativo purtroppo, vedi il caso. Allora vedete che l'HIF è correlata alla vascolarità tumorale, eccola qua, c'è addirittura, guardate, una dose di dipendenza che è funzione proprio della pressione parziale d'ossigeno a livello cellulare, guardate il lavoro. E lo vedete qual è il dramma? Quando si va sotto i 4-5 mm di mercurio, drammate, si sta parlando di veramente valori bassi e pensate quanto la cellula possa, riesca ad adattarsi. Quindi si va veramente a concentrare, ma quando si va a queste basse concentrazioni sono veramente guai. E uno dice, guardate questo qui, Giano Bifronte, dice ma c'ha effetti anche positivi di ipossia quando contenuta. Ma quando si va sotto il 4-5% e si va verso il 1-2%, le cose cambiano, perché la cellula può assumere un aspetto proliferativo in senso negativo, ovvero purtroppo un fenotipo aggressivo che viene mutato e quindi ha anche una capacità, come vedete, di resistere anche ai possibili trattamenti farmacologici o chemioterapici. Purtroppo solo una piccola quantità di cellule, però decisiva per la prognosi, vedete? Ne basta poco ma decisiva. E allora vedete quant'è la tensione d'ossigeno per questo. Guardate il lavoro, sotto l'1%, quindi veramente bassa. Quindi la cellula cerca in qualche maniera di recuperare, però purtroppo quando questo scatta, eccoli là che si possono avere situazioni con la prognosi veramente infausta. Vi ricordo anche che è importante, per tutto ciò diciamo, è condizionato anche dalla capacità dell'emoglobina di portare l'ossigeno. Ecco perché è importante ossigenare ciò che è il substrato, in questo caso eritrocitario, costituito dalla molecola dell'emoglobina. E allora eccoci al dunque. Quando Damiano faceva il discorso degli integratori, sì, ha ragione, cioè nel senso, infatti, in modo più specifico, io tendo sempre a fare una distinzione, dico, si deve integrare ciò che già c'è. Quando c'è una cosa non c'è, come l'epigallo, io parlerei subito di nutraceutico, perché si va, avete visto l'esempio che ha fatto del resveratrolo, si va a, pur a piccole dosi, a lavorare appunto a livelli molto più profondi, decisamente più profondi, si va a arrivare a livelli trascrizionali del DNA. E quindi, attenzione, parlare di modulatori, cioè come questo caso per esempio, dice voglio ossigenare meglio, benissimo, c'è il prodotto giustamente che io, per carità, non perché sono qui, sono stato il primo veramente consulente, tra l'altro, di Giorgio Terziani nel 99, sembrava una scatola nera. Era abbastanza diffidente, devo essere sincero, perché non vedo, purtroppo sono razionale, sono molto diffidente. Tuttavia, l'unica cosa che gli ho detto a Terziani, gli dissi, guarda, se veramente tu vuoi avere una validità di questo tipo di situazioni, tu devi avere una validazione scientifica universitaria, se no non ce l'avrai mai. E devi sceglierti anche università che sono sufficientemente titolate, perché se no questo qui non ne ha legame. E vedi, lui cosa ha fatto? Ha fatto fare degli studi ed è venuto fuori questo tipo di azione che è importante soprattutto, ma non solo questo. Queste sono alcune delle azioni legate a questo tipo di prodotto, che è appunto il detrosulfazime. E chi l'ha fatto questi studi? Eccoli là, la patologia di Milano. Patologia e fisiopatologia generale di Milano, che permettetemi di dire, insomma, è una scuola che ha un certo tipo di carisma a livello, diciamo, di ricerca. Io sono abbastanza stormato, sorpreso da questo tipo di... Però devo dire che conoscendo anche la professoressa Ferrero, che è una persona che non è che ci passa sopra, è abbastanza, scientificamente parlando, abbastanza pignola, e questo mi ha abbastanza sorpreso, positivamente, perché tutto sommato... E allora
uno dice, questo per capire anche la base con cui era arrivato questo prodotto. Ma poi, quando io dicevo a Giorgio, dicevo, ma che hanno questi prodotti che tu, diciamo, in tanto modo, sembra così straordinari? In fin dei conti è ascorbato, mi stai proponendo, sì, anche altre molecole interessanti, la carnitina. Certo, il silicio nanocolloidale, questa è una cosa interessante. Allora ho detto, andiamo a vedere un attimino il perché, cosa c'è di differenza. Allora, io mi diceva, una cosa però importante, mi parlavano sempre, quando parlavo con i loro consulenti, di detossificazione cellulare. A un certo punto io dico, beh, dov'è che si lavora molto bene? Anche ultimamente, negli ultimi mesi, è uscito un lavoro, bellissimi giornalisti scientifici, perché hanno veramente scoperto un nuovo organo, la matrice extracellulare. Bah, ho detto, va bene, cioè qui se tutto, allora, l'endotelio, che l'endotelio vascolare sia un nuovo organo, su questo non c'è dubbio. Che il tessuto adiposo sia un nuovo organo, anzi, l'organo adiposo, non c'è dubbio. Adesso l'hanno scoperto, ma veramente c'era sempre stato. Diciamo, hanno preso coscienza che ci fosse. Diciamo questo, scoperto finalmente il ruolo fondamentale di un organo che c'è sempre di fatto stato. Allora, in quel senso lì sì. E vedete che proprio, devo dirvi, guardate, io ho messo anche delle slide affinché le possiate leggere, perché io ero un po' scettico quando, per esempio, gli omeopati, no, ognuno ha il suo modo, diciamo, di... Ma però, nonostante ci fosse un rispetto, io non pratico l'omeopatia e vi ripeto, faccio anche delle distinzioni molto chiare quando la gente mi parla, dice medicina naturale, nutraceutica, calma, quelle sono di fatto, si tratta di farmacologia di fatto, cioè dose e risposta, ci sono delle leggi come è di farmacologia naturale o nutrizionale. Quando si parla di omeopatia è un altro tipo di approccio, ma la rispetto. Però una cosa che ho imparato dagli omeopati, quando parlavo, mi dicevano, guarda, è il lavoro sulla matrice, detossificazione della matrice. Mi hanno loro insegnato questa cosa e devo rispettarla. Allora, guardate, studiando bene la famosa nuovo organo, così ce l'hanno definito, uno dice, bello, tessuto connettivo, guardate quante belle strutture, vedete, questa bella lamina basale, qua c'è il macrofago, uno scambio capillare, e andando a guardare bene, vedete come è stato definito da chi lavora sulla detossificazione vera, guardate, la Basic Bioregulation System. Ecco, quindi veramente una struttura di base fondamentale. Ma perché? Perché poi si è visto, è tutto, è il terreno. Quando si dice pulizia di terreno, è quella. Se quella è intasata, non si va avanti. Passa tutto di lì, non c'è niente, gli scambi sono lì. La rete capillare è lì. I vasi linfatici originano da lì, scusatemi. E quindi vedete che è fondamentale c'è la famosa pulizia di matrice. Ecco l'esempio che vi dicevo, capillari, esatto, eppure vedete anche il sistema linfatico, l'ECM. ECM non è come crediti, mi sia ben chiaro. E quindi MEC o ECM. E vedete la famosa definizione di Heine che ha dato su questa, e dice il deposito di tossine è fondamentale. C'è un problema extracellulare che può diventare intracellulare perché i nutrienti o ciò che deve arrivare non arriva più. Eccolo là, uno schema bellissimo, uno schema, ripeto, omotossicologico, ma che ha un valore anche la famosa farmacologia o fitoterapia o farmacologia nutrizionale, come io credo, e Damiano lo sa molto bene perché mi invita alla sua scuola, ma il credo è quello, non siamo degli alternativi, siamo persone che facciamo farmacologia nutrizionale o naturale fitoterapica, non senza confusioni, come è accaduto un volte le persone, dice, lei fa medicina naturale, è un omeopata, cosa c'entra? Gli devi spiegare la filosofia omeopatica, è allopatica, questa è allopatia naturale, è diverso. Però, ecco, una cosa io dissi, quando ho visto Giorgio con, ti posso dire una cosa, indipendentemente dalla biofisica, dalla trasmissione di vibrazioni, va bene tutto, come la interpreto io, che sicuramente il bulbo filifero è incastonato nella MEC, e la MEC dà un sacco di messaggi. Certo, senza entrare, ci sono i biofisici, io ho detto, Giorgio, io mi occupo di biochimica e di nutrizione applicata. Tanto onore agli amici biofisici che sanno interpretare questo, anche ai medici biofisici, ai biologi biofisici che lo sanno interpretare, però certo, se mi ci metto, mi piace anche a me la biofisica. Tuttavia rispetto le competenze e dico, il bulbo potrebbe essere proprio l'antenna, se ben saputa, diciamo, regolare, di questa capacità della disintossicazione o intossicazione o intasamento della MEC. E allora, quando Gianzi Damiano diceva biodisponibilità, ma certo, e facevi l'esempio, ma certamente, perché quando fece lo studio sul vino, il famoso paradosso francese, grande, l'errore dei farmacologi, anch'io sono nato come farmacologo, il grande errore, cercare la molecola. E il vino ce n'ha 650,
c'è anche la quercetina, c'è anche il famoso butirro lattone di Enzo. Ma poi sono andati a vedere e hanno visto che per avere quell'azione dal vitro al vivo ci volevano 7 litri di vino. Hanno detto, dice, sì, sei guarito, ce la fai la prevenzione cardiovascolare, tuttavia ti butterai via il fegato per una chiara cirrosi. Cioè, allora hanno detto, ci aspetta, poi è venuto fuori che no, ma allora è il mix, attenzione, ma certo è il famoso mix molecolare. Poi dice, aspetta un attimo, hanno scoperto, ma lo sai che il resveratrolo non agisce più solo, ma a piccole dosi anche su altri tipi di canali, anche sul canale del calcio, guarda quante cose. Quindi alla fine si scopre che i lavori sì sono importanti, poi però per capire fondo fondo come si snoccia la questione, le cose vanno, sono molto più complicate. Allora, esempio anche del glutatione, la biodisponibilità. Ti viene uno e ti dice, dottore, guardi il glutatione, è meraviglioso, è splendido, questo è un più grande scudo, perché via lo dà per via orale, ma non entra proprio niente, ma niente. E come dai? Ma forse per via nasale, ma un sublinguale veramente ad altissima biodisponibilità, perché sennò non c'è problemi. E allora vedete, questo è importante. E come una, giustamente una studentessa una volta mi disse, ma come, ho visto la concentrazione minima inibente di questo antibiotico, è 100 milligrammi, no? Cioè nel senso l'aveva riportata, e perché se ne dà 600 milligrammi? Ho detto, perché? Perché te ne passa solo il 15%. Cerchi di superare la famosa barriera di biodisponibilità, il problema è quello. E allora vedete, anche questo va visto, va molto molto ben analizzato. E quali sono le migliori? Questa è quella detto Enzo, ma c'è anche questa, un intraorale spray se si fa con un colloide. E guardate, allora vedete, intanto non ci devono essere, lo scopo è non avere questo, i famosi picchi, ma avere sempre una concentrazione costante. Questo è fondamentale, anche quando si dà un prodotto e si consiglia un prodotto, si prescrive un prodotto. L'obiettivo di una terapia, e quindi con terapia intendo anche un supporto nutraceutico, in questo caso o fitoterapico, è sempre un atto terapeutico comunque, che sia complementare, è quello di dire, un momento, non posso avere una concentrazione elevata la mattina e zero durante il giorno. A meno che, come diceva giustamente Damiano, non si vada ad agire su meccanismi che poi saranno amplificati a livello. Ma lo scopo è anche quello, però, di avere un famoso concentrazione plateau, no? Che possa garantirci, per esempio, quello che cade la vitamina C. Quando uno mi disse, dice, prendo, sai, 1 grammo al giorno di vitamina C, la mattina prendo un bel pasticcone, e quanto te ne rimane? Ma guarda che, cioè, non sono 1000 milligrammi, al massimo sono 250, perché quello entra. Allora come dovrei fare? Dovresti dividerla in 4, e prenderla in 4 momenti diversi, o ti prendo una formulazione diversa, retard per altre vie, per esempio, come ci ha indicato Enzo, da un consiglio. E allora, attenzione, quando si parla di questo, io voglio fare sempre un confronto. Dice, perché colloidale a volte è buono? Perché se pensate cos'è un colloide, soluzione, tutto sciolto, acqua e sale, giusto? Non vedete nulla, ma ci sono dentro le molecole di ioni solvatati. Poi avete la sospensione, mettete la terra in acqua, vi torna? Terra, silicati in acqua. Ecco, il colloide è la via di mezzo, cioè riesce a stare in soluzione, ma non è, cioè riesce a essere un sistema omogeneo, ma di fatto non è una vera e propria soluzione. Dipende dalle interazioni, dal tipo di molecola, dalle interazioni che ha con il solvente, quindi dalle forze deboli che riescono a stabilizzarlo. Ecco perché quando io dico, fai vedere queste formulazioni, mi parla per esempio di potenziale Z. Sono andato a indagare cos'è potenziale Z, ce lo insegna la tecnologia farmaceutica. È proprio quella finestra elettrostatica che fa in modo che la sospensione sia stabile. Cioè quando due particelle si avvicinano, uno dice, come sei te carico? Negativamente, anch'io. Ma se siamo troppo vicini ci separiamo. Ma troppo lontani non abbiamo interazione. Cioè, dobbiamo trovare una finestra nella quale, che si chiama proprio strato di Stern, cioè stanno in coesistono e si stabilizzano. E lì la bravura la fa il tecnologo industriale, farmaceutico. Quindi che molto spesso hanno delle buone basi di fisica. Cioè riescono proprio a stabilizzare questo tipo, quello si chiama potenziale Z. Cioè quindi poter stabilizzare una. E dice, ma perché colloide? Colloide perché se sei in situazioni colloidali vai a ripercorrere praticamente lo stesso stato che trovi nelle cellule e in particolare la matrice extracellulare. Cioè tu riesci a avere quelle stesse caratteristiche chimico-fisiche che ti permettono il passaggio in vivo di quella molecola. Ecco perché è importante questo fatto. E qui quindi si gioca sempre la matrice, certamente.
Ecco perché questo lavoro, quando mi parlavano, dice aiuta benissimo, ma perché lavorerà nella matrice, perché favorisce anche la famosa stasamento della MEC. E quello che ha visto anche la professoressa Ferrero, ha visto anche questo, il lavoro sull'endotelio, altro organo importante. Ha detto, non puoi parlare di azione veramente profonda quando non parli sull'endotelio vascolare, che secondo me è il terreno di battaglia delle malattie cardio e cerebrovascolari. Si veda il caso del macrofago che Enzo anzi parlava, ma il macrofago, ve lo ricordo, la fisiopatologia, andate a guardare dell'ateroma, come parte l'ateroma, parte col macrofago attivato, a voglia da chi? LDL ossidate, infagocitate, attivate e poi spara tutte le citochine a livello endoteliale. E quindi vedete che è sempre il lavoro. Ed ecco quindi l'importanza. Qui ci sono per esempio il silicio, ma perché il silicio è costituente, uno dei costituenti fondamentali della matrice extracellulare. Pensateci. E tra l'altro, pensateci, non dà, uno può pensare il silicio, i sassi, i silicati, indurisce la matrice. No, al contrario, dà elasticità. Si è visto anche nell'endotelio, pensate, hanno visto che la somministrazione di silicio è un... facilita la, diciamo, la maggior distensione delle arteriole. Quindi questo è molto importante. Proprio esperimenti fatti ex vivo su questo. 5 minuti, sì, finisco. Quindi è importantissimo questo fatto. Ci hanno fatto uno studio a Firenze. Hanno pensato, hanno visto che il silicio era importantissimo per l'osso, per carità. Allora cosa fanno? Fanno uno studio. Io vi do questo studio, non voglio fare nomi, perché sennò per carità, grandi luminari di Firenze. Tuttavia, io quando vidi questo congresso dissi, ma se non trovano tuttavia la forma giusta, secondo me non ne cavano un ragno dal buco, termine classicamente toscano. Non a caso poi la cosa venne abbandonata, ma perché? Perché, vedete, queste sono le azioni del silicio. Se non si somministra questo, che deve essere un silicio nanocolloidale, facilmente assorbibile. Ecco perché rientra il discorso della biodisponibilità. Se non gli dai una forma che entra, non c'è niente da fare. Quindi gli esperimenti che fece le Firenze per vedere la densità ossea, poi alla fine sono falliti perché non c'era la capacità di portare il silicio dove deve andare ad agire, nei siti d'azione. E il modo era un silicio nanocolloidale, quindi con particelle estremamente piccole e biodisponibile sotto forma colloidale. Se no non ci arriva, non c'è niente da fare. I meccanismi del silicio, ve l'ho messo così ve li leggete. Voglio concludere solamente con 2 o 3 slide, che un argomento che domenica parlerò a Milano proprio dall'amico Damiano, quindi però ci vorranno 4 ore per parlare di questo argomento, quindi pensate come lo sviscero oltre alle 4 ore che mi ha dato per l'aggregazione l'anno scorso, che mi hai fatto studiare la bellezza di 2 mesi, va bene? Cioè, quindi totale. E Giorgio, quando se ne organizzate questi incontri, la metilazione è un capitolo, guardate, ci vorrebbe veramente minimo 3 ore. C'è nel mezzo l'omocisteina, non voglio dire niente, dico solamente, qui ci sarebbe da parlare, dico solamente che questo ciclo, la gravità del metile, eccola là, lo vedete chi è che partecipa molto allo smaltimento? B12, acido tetraidrofolato, forma attiva dell'acido folico, B9, B6, l'altra via di smaltimento, pridossalfosfato. E poi alla fine anche la betaina, se vogliamo. Insomma, per farla breve, 6, 9, 12, tabellina del 3, ok? Poi c'è il same, grande metilante. Allora, io vi... perché ve l'ho messa? Poche slide, Ve le lascio a condizioni che andate a guardare l'importanza dell'omocisteina nelle patologie. Me la fate sta promessa? Poi riferite tutto, allora fatemi al professor Montano, sì esatto, perché vi accorgerete delle sorprese, come tanti amici medici del territorio gli ho portato per i lavori, mi hanno detto accidenti, e chi me l'aveva detto questa cosa? Ma chi lo sapeva questa cosa qui? Ma questo è un macigno, fa, altro che colesterolo, uno mi disse giustamente, ho detto guarda, non voglio dire che sia più o meno, a braccetto, perché... La patologia cardiovascolare o cerebrovascolare non è solo un fattore, è l'insieme di fattori, come del resto anche il cancro, avete parlato, si è sentito abbondantemente. E allora questa omocisteina va considerata, e quando uno la considera dice va bene, uno deve garantirti anche una via importante che è quella di metilazione. Attenzione, la via di metilazione non è solo questa, lo sapete che da questa via qui
partono oltre 60 reazioni metaboliche fondamentali, fra cui negli ultimi anni ha avuto un peso specifico fondamentale la metilazione epigenetica del DNA. Anzi, ci ha nato anche Enzo, le famose TET, gli enzimi traslocazione 10-11. Guardate, sono degli aspetti veramente incredibili la metilazione. Per cui, per questo vi ho messo io, anche lì le forme, uno mi dice che forma devo dare, dipende. Però vi dico una cosa, assumete sempre le forme attive di queste vitamine e soprattutto biodisponibili. Quello fa la differenza, non è solo il dosaggio. La vitamina B12 ne potete dare a chili, ma se quella non si assorbe, c'è un limite, non passa. Cioè, se vi faccio vedere il metabolismo della B12, rimanete sconvolti. Dice, ma e quando passa? Deve essere anche attivata a livello cellulare, sotto forma di metilcobalamina, per poter lavorare in quel modo lì, perché vedete, quello è il modo. E allora vedete che questo è fondamentale. Per questo vi ho messo queste slide. Ho detto che debbano essere di riflessione, assolutamente, e approfondimento, perché sennò ci volevano ovviamente 3 ore. Ma ve li lascio solo a quella condizione. Va bene? Grazie dell'attenzione.